Amici di Sportland, dal campo di Scarioni va in scena l'ottava giornata del girone A della Serie B di Calcio a 7 Open. In campo ci sono Guarda Milano e Villarreal. Attenzione al tiro con il sinistro, arriva subito il gol del vantaggio del Villarreal. Il tiro e il gol del 2-0 del Villarreal, segnato da Scollo, che porta dunque sul 2-0. Bella la girata di Scollo, tutto solo Scollo, palo clamoroso. Tesse va via benissimo, Tesse ancora con il sinistro, la apre per il più facile dei gol di Scollo, che fa doppietta. Attenzione a quest'occasione, che gol segnato con Pierpaolo Garofalo, che la mette sotto l'incrocio e riapre la partita, inizio secondo tempo. Il tiro col sinistro è un gol splendido, quello segnato dal capitano del Villarreal, ovvero Rufo. Attenzione, pallone perso, amaro, perché arriva il gol che riapre nuovamente questa pazza partita, segnato da Torchia. Il pallone messo in mezzo, ancora Torchia, doppietta. Adesso la partita è davvero riaperta, 3-4, il Guarda Milano c'è. Attenzione, la palla passa a palo e poi arriva il gol segnato da ancora Scollo. Attenzione, perché riapre nuovamente la sfida. Scollo ancora per il poker, che arriva con il destro, meraviglioso Scollo. Pallone messo in mezzo, tutto solo Oliva, forse la chiude definitivamente. Tesse, bellissimo movimento, gran sinistro, gran gol di Tesse, che chiude definitivamente il match 8-4. Bellissimo movimento di Oliva. Oliva, c'è spazio anche per la sua tripletta, siamo 9-4. Finisce qui dunque sul risultato di 9-4 per il Villarreal Guarda Milano, che invece rimane senza vittorie con solamente 2 punti in questo campionato. Siamo con Oliva, autore di una tripletta, allora 3 punti anche un po' sofferti nonostante il 9-4, perché nel secondo tempo avete un po' rischiato, però sono 3 punti che vi portano in orbita, 17 punti, quindi che cosa ne pensi di questa partita e insomma della vostra situazione in classifica? Allora, diciamo che questa partita era in discesa inizialmente, poi tra che siamo calati noi, loro sono saliti, ci hanno messo in difficoltà, quasi pareggiano, poi un po' per fortuna, un po' per voglia, un po' per grinta l'abbiamo portata a casa. Bene. E adesso speriamo che la classifica migliori e di non perderne più. Assolutamente, anche perché siete davvero in una ottima posizione in questa classifica. Quindi ti ringrazio, ti faccio il mio in bocca al lupo e ci diamo appuntamento per le prossime partite.